Di nuovo un buongiorno a tutti voi da Telefriuli, bentrovati a quest'ultimo appuntamento settimanale con A voi la linea. Va avanti l'iter regionale per arrivare ad una zona logistica semplificata, vale a dire un'area legale vantaggiosa per imprese ed investimenti privati. Ne hanno parlato questa mattina gli assessori regionali Zilli, Pizzimenti, Bini e Scocimarro. Ci facciamo raccontare tutto da Davide Vicedomini. Siamo oggi con l'assessore regionale attività produttive Sergio Emilio Bini, parliamo di zona logistica semplificata, cerchiamo di capire innanzitutto che cos'è, quali vantaggi possono portare. C'è una conferenza stampa appunto che è in corso. Ma sì, vantaggi notevoli, un ulteriore tassello che la giunta Fedriga ha messo e metterà a disposizione delle imprese della propria regione. Con la zona logistica semplificata si vuole di fatto sostenere le imprese in quelli che sono processi di reshoring, quindi noi abbiamo identificato in collaborazione con gli stakeholder territoriali, le associazioni di categoria, i sindaci, le imprese stesse, i sindacati, delle aree all'interno delle quali diciamo quello che era il mostro sacro, no, per chi vuole investire in Italia, vale a dire la burocrazia piuttosto che i tempi di attuazione, vengono ridotti in maniera significativa, un terzo e in taluni casi anche il 50%. Zone che si accavallano anche con le aiuti a finalità regionale, quindi sgravi fiscali con il limite del de minimis, quindi tutta una serie, in parole povere, tutta una serie di strumenti tali da far convenire alle imprese venire a investire da noi e ad ampliare gli stabilimenti di chi c'è già. Investitori, insomma, Nuovi per. investitori, nuovi investitori. Beh, insomma, non dimentichiamoci che in questi mesi, in questi anni complicati, in Friuli Venezia Giulia ci sono già state diverse manifestazioni di interesse di importantissime multinazionali, taluna hanno già scelto il Friuli Venezia Giulia come regione sulla quale investire centinaia di milioni di euro e creare migliaia di posti di lavoro, Bat Ultima e Novartis, piuttosto che Biofarma che si sta ampliando, piuttosto che Metimes, insomma è regione assolutamente ricercata. Ecco, ne leggiamo le agevolazioni in termini di crediti d'imposta, semplificazioni amministrative, come lei diceva, insomma. Sì, beh, le cose che alle imprese interessano di più, credetemi, non è tanto il credito d'imposta sul de minimis che potrebbe essere per grossi investimenti degli interventi minori, quanto la semplificazione delle procedure per poter investire. Viviamo in un paese molto complicato dove per poter fare qualsiasi cosa servono 3.000 autorizzazioni, tempi lunghissimi e quant'altro. E con la zona logistica semplificata tutto ciò viene ridotto e soprattutto semplificato. Quali sono queste zone? Ma sono diffuse un po' su tutto il Friuli Venezia Giulia, vanno a ricomprendere quelle che sono le aree, principalmente le aree industriali della regione, la portualità, tutto ruota attorno al porto, ci mancherebbe altro. Ma poi si sono identificate anche quelle aree che hanno potenzialità di sviluppo e di crescita futura. Insomma, una speranza in più, insomma, in un momento difficile, in modo da poterla agevolare, insomma, per la crescita. Ma sì, guardate, io dico sempre a chi critica la giunta Fedriga, perché leggo, sento ogni tanto la qualunque, io dico mettiamo in riga tutte quelle che sono le misure che la giunta Fedriga ha messo durante il suo mandato in una legislatura complicatissima. IRAP, fondi perduti durante la pandemia, sviluppo impresa, zona logistica semplificata, aiuti a finalità regionale. Abbiamo messo mano anche per quanto riguarda il turismo, fondo turismo, cioè tutta una serie di misure assolutamente importanti, assolutamente significative. Grazie Grazie a assessore, voi. grazie a voi, vi restituisco la linea. Grazie Davide Vicedomini, noi torniamo a parlare dell'importante scoperta che riguarda l'origine del colle del castello di Udine. È emerso infatti che è stato interamente realizzato dall'uomo, ma dagli scavi, che peraltro continuano, sono attese e sono già anche emerse altri importanti dati e altre particolari curiosità. Ne abbiamo parlato con i geologi Andrea Mocchiuti e Alessandro Fontana. Abbiamo scoperto che di fatto il colle non è costituito da roccia, non è nemmeno un colle di origine morenica, cioè formato dagli antichi ghiacciai, e non è nemmeno un colle formato da movimenti tettonici o altre ipotesi che da 100 anni i geologi portavano avanti. Abbiamo identificato a circa 30 metri di profondità dal punto dove ci troviamo un paleosuolo
che indica invece un'altra origine di questo colle, un'origine di tipo antropico. C'è scritto di tutto sul colle di Udine, veramente anche i vecchi scavi fatti da Piazza Primo Maggio, dei tunnel che dovevano attraversare il colle, parliamo degli inizi del Novecento, si pensava che la collina fosse fatta di roccia, difatti tutti i lavori erano stati pensati per dei tunnel in roccia, poi fallito il progetto proprio perché la roccia non era stata trovata neanche in quel caso. Diciamo che tanti geologi si erano avvicendati in questo tipo di ipotesi e finalmente io veramente sono felice di poter aver dato una risposta certa all'origine del colle di Udine, perché poi da qui i risvolti sono veramente incredibili. Ed è anche una sorta di record, sbaglio? Per quel che noi sappiamo, questa che è una collina artificiale è una delle, sicuramente la più grande che conosciamo in epoca preistorica, o meglio protostorica, per il nord Italia. Quasi sicuramente una delle più grandi d'Europa. Quindi, come dire, è un volume, per dare un esempio, se prendete Stadio Friuli e lo riempite di terra fino al colmo, fino alla tettoia, fino ai tetti, quello è il volume del colle artificiale, per dare una misura che tutti possono comprendere. Grazie ai carotaggi e alle analisi che stiamo svolgendo in accordo con la sovrintendenza archeologica del Friuli Venezia Giulia, è possibile adesso capire non solo che è artificiale, perché abbiamo scoperto appunto che è fatto di riporti, quindi strati di ghiaie e argille alternati per arrivare a questa altezza di 30 metri, ma riusciamo probabilmente a poco, a breve, le ricerche sono ancora in corso, a dire anche quando hanno iniziato con una buona certezza. Quello che già sappiamo è che probabilmente l'inizio della costruzione del colle è tra il 1000 e il 1500 avanti Cristo e probabilmente già in queste fasi molto remote era già alto quasi come adesso. Quindi dobbiamo immaginare uno sforzo, come dire, della comunità di quella volta enorme. Anche i documenti che abbiamo recuperato grazie agli archivi, che sono, è un lavoro che ha fatto il Museo di Storia Naturale di Udine, è stato possibile trovare anche le stratigrafie che hanno disegnato quando hanno scavato i bunker nel 1943, che erano bunker antiaerei durante la guerra, in cui, rileggendo quei dati con i nuovi dati dei carotaggi e con altre informazioni, è stato possibile avere una grande mole di dati che ci permettono di ricostruire tridimensionalmente come è fatto questa collina artificiale. La grande quantità di materiale che forma il colle, sì, l'hanno presa da qualche parte. Okay. Sicuramente una parte considerevole l'hanno presa da Piazza Primo Maggio, perché il materiale è lo stesso e si vede, come dire, la cicatrice lasciata da questo scavo. Questo ci dà anche, e su questo stiamo lavorando, se uno vede anche le immagini tridimensionali che abbiamo prodotto, si vede il colle, ma si vede anche questa, chiamiamola cicatrice, lasciata dallo scavo dei sedimenti che è iniziato in epoca remota, ma come molti sanno, fino a 200 anni fa c'era uno specchio lacustre in Piazza Primo Maggio. Questo è stato già un grandissimo risultato, è stato, come dire, più che un enigma, diciamo, era un qualcosa, si avevano varie ipotesi, tutte abbastanza valide. La cosa simpatica è che la leggenda che dice che l'hanno fatta gli Unni di Attila è una leggenda, però in realtà ci dice già dell'origine. È la trasposizione di un ricordo ancestrale della comunità che sapeva che era stato fatto in tempi remoti. Le fonti antiche dicono in realtà non solo Attila, ma citano come possibilità anche Giulio Cesare. Quindi poi la leggenda popolare che tutti conosciamo in Friuli è che l'abbiano fatto gli Unni, ma quindi c'è un'origine artificiale che è nella memoria della comunità, però rielaborata, perché invece andava indietro di molti più anni. Però è chiaro che, come dire, una leggenda formatasi nel Medioevo non è che potesse sapere cos'era l'età del bronzo o l'età del ferro, quindi questo è una, come dire, più che cancellare la leggenda non gli diamo una nuova vita, secondo me. E adesso con un finanziamento della sovrintendenza faremo dei nuovi carotaggi, perché abbiamo, adesso siamo sicuri di questa dimostrazione che sia artificiale, ma vogliamo capire bene, e quindi la sovrintendenza appunto è riuscita a stanziare un finanziamento proprio appositamente per capire meglio. La cosa molto simpatica secondo me è anche che l'Università Geoscienze di Padova con la sovrintendenza col comune hanno usato molti dati che erano prodotti magari per scopi geotecnici, quindi non erano per ricerca originariamente scientifica, ma rivedendoli, interpretando le stesse cassette con le carote, erano le stesse, ci è voluto molto lavoro, ma siamo arrivati a questo risultato in parte a costo zero per alcuni aspetti. E ora la storia di una 22enne friulana, Sofia Pellegrini, di San Marco di Mereto di Tomba, che è affetta da cisti di Tarlov che la tormentano da anni. Ora c'è un intervento a Cipro che l'attende, costa 49.800 euro ed è partita una raccolta fondi. Grazie della linea, sono con Sofia Pellegrini, una ventenne. 22enne di San Marco di Mereto di Tomba, che ha un problema. Quale?
Ho una malattia rara che si chiama ciste di Tarlov, è una malattia che viene alla spina dorsale, in più in particolare dentro la spina dorsale. Io ne ho tre, una di 17 cm per diametro 10 e due più piccole. Le ciste di Tarlov in norma sono molto molto piccole, la mia invece è molto gigante e mi dà diversi problemi, molto molto dolore a tutta la schiena e in particolare alla parte sinistra del corpo, perché ovviamente la mia cisti, quella grande, poggia più che altro sulla parte sinistra del corpo, schiacciando e strecciando tutti i nervi che ovviamente creano molto dolore, mi provocano diversi dolori, crampi fondamentalmente molto molto forti. Il problema persiste da quando? Da quando sono nata, solo che fino al 2014 nessun dottore me l'ha mai diagnosticato perché nessuno aveva mai pensato di farmi fare una risonanza alla schiena. E cosa dicevano all'epoca? Fondamentalmente che facevo finta di stare male perché non volevo andare a scuola. E non era così, evidentemente. Ovviamente no. Ecco, tu sei qui, ringrazio, hai molti amici, persone che ti vogliono bene, mi hanno segnalato l'esigenza, servono dei soldi perché tu probabilmente l'8-9 maggio sarai a Cipro a fare che cosa? Sarò a Cipro a sottopormi a un intervento, in particolare dal dottor Frank Fingenbaum, che è l'esperto mondiale delle cisti di Tarlo. Finalmente ne ho trovato uno. In Italia, ovviamente, questo intervento non è fattibile, in quanto questa malattia in Italia non è riconosciuta e in quanto non esistono esperti di cisti di Tarlo in Italia, e quindi mi opererò a Cipro probabilmente a maggio. E il dottore è molto sicuro di poter risolvere la mia condizione. Quanto serve? Quanto serve di soldi? Sono 49.900 euro. Ecco, quindi e per aiutarti, cosa bisogna fare? Io ho creato una raccolta fondi online nella piattaforma GoFundMe dove racconto la mia storia. Tutti coloro che la vogliono leggere possono donare o semplicemente anche condividere, perché credo che condividendo e facendo girare la mia storia si possa arrivare a questo obiettivo. Senti, l'intervento durerà quanto? Penso dalle 3 alle 4 ore, il dottore non mi ha dato una specifica su quanto perché è un intervento molto delicato in quanto la mia cisti mi sta corrodendo anche l'osso sacro e l'ultima vertebra, per cui all'interno sempre dell'intervento di asportazione ed aspirazione delle 3 cisti di Tarlov, il dottore mi ricostruirà anche l'ultima vertebra e l'osso sacro. Ecco, quindi la stampella che ha ripreso la nostra miscoria, dopo il 9 di maggio, Lasciamo a casa. quindi servono questi 49.000 euro, la solidarietà friulana sicuramente non si farà attendere. Tu trovi, nonostante hai parecchi motivi per essere incavolata, e dico incavolata, trovi ancora la forza per sorridere? Certo, non si può mai fare a meno di sorridere, per me in primis e poi per chi mi sta vicino. Chi è che ti è stata vicino, è stato vicino in questi anni in particolare? Ovviamente i tuoi genitori. Cominciando ovviamente dai miei genitori, dalla mia famiglia, dalla mia nonna, poi tutti i miei amici che anche adesso mi stanno dando una mano con la raccolta fondi e con le cose un po' più tecnico-pratiche, quindi ringrazio la mia famiglia, ringrazio i miei amici. Vogliamo anche salutare la tua traduttrice personale. Salutiamo anche la mia traduttrice personale, esatto, la signorina Giorgia Gasparotto. Che sarà con te. Esatto, sarà con me, mi accompagnerà a Cipro, esatto. E allora salutiamo anche la Gasparotto, un saluto a tuo padre Al che papà ho e il alla piacere di mamma. conoscere, che si chiamano i tuoi genitori? E Dino ed Elena Pellegrini. quindi siamo con voi, a voi la linea. Grazie a Daniele Paroni, per noi una piccola pausa, torniamo subito. Bentrovati, ripartiamo da Gorizia, in particolare dal monastero delle Orsoline, dove si trovava un prezioso mobile che è stato restaurato e che è stato presentato al Museo della Moda di Gorizia, appunto, un pezzo di storia unico per il quale si è lavorato per oltre un anno. Grazie della linea. Allora, vi mostriamo qualcosa di incredibile. Sono con la restauratrice Elisabetta Ceccaroni che ha presentato con un entusiasmo contagioso questo ben di Dio. Sì, e niente, ho avuto molta fortuna nel poter restaurare un mobile così prezioso. È un mobile che non capita di vedere ogni giorno, è un mobile fatto da artigiani bravissimi, molto esperti. È un mobile prezioso per i tanti legni utilizzati per questi intarsi geometrici. È stato utilizzato un legno di carrubo fresco, verde, proprio per avvalorare il gioco
dei colori. Cosetta, questo è il mobile che si trovava? Della sacrestia della cappella dell'Orsolina, del monastero dell'Orsolina a Gorizia, che in realtà si chiama macchina liturgica, perché il mobile è completato dai due ginocchiatoi e dalle due cornici, che sono due cornici che contengono le preghiere prima e dopo la messa del sacerdote, quindi tutta questa struttura è una macchina liturgica, se vogliamo proprio il nome corretto. Senta Elisabetta, in che condizioni era prima che lei assieme ai suoi colleghi mettesse mano? Ho fatto tutto da sola. Fatto da sola? Tutto da sola, sì. Allora, il mobile era in cattivo stato di conservazione, nel senso che la solerzia delle suore, che per decenni ha continuato a sovrammettere cere, avevano completamente offuscato il gioco cromatico di questi bellissimi intarsi. E le sculture erano completamente ridipinte da porporina, e quindi tutti questi colori che sono originali, che sono delle tempere e che si sono conservate così bene, perché tranne qualche piccola mancanza, ma proprio piccola, è tutto originale. Senta Elisabetta, concludendo, in che condizioni era quando l'ha visto per la prima volta? Ah, era smontato, quindi non mi aspettavo un mobile così bello, ed era rovinato, non si vedeva la qualità del legno, i cassetti avevano dei problemi di funzionamento, le sculture erano piatte. Che anno è? È del 1738 o lì attorno, c'è un'iscrizione sul retro della Madonnina. Elisabetta Ceccaroni, la ringraziamo per questa sua rapidissima quanto intensa illustrazione dal castello di Gorizia, perché sì, qua siamo. Restituisco la linea, Borgo Castello, restituisco la linea allo studio. Grazie a voi. E grazie a Daniele Paroni. La didattica a distanza torna a far discutere, perché i ragazzi positivi al Covid che vogliono seguire le lezioni a distanza devono avere un certificato medico da inviare all'istituto, un passaggio burocratico che secondo i dirigenti scolastici complica ulteriormente la vita a tutti. Ne abbiamo parlato con la presidente regionale dell'Associazione Nazionale Presidi. Teresa da San Viol, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, il certificato medico da presentare in caso di positività per accedere alla DAD sta creando qualche problema alle scuole, col vostro punto di vista? Sì, ho letto naturalmente anche la presa di posizione delle associazioni dei medici, che naturalmente condividiamo, perché i presidi sono stati i primi a rilevare l'incongruità di questo articolo del nuovo decreto legge che introduce, diciamo così, la presentazione di questo certificato, cosa che prima non era prevista, quando insomma la didattica digitale integrata è stata erogata a tutti gli studenti che erano positivi e quindi a casa con il Covid, semplicemente sulla base di una richiesta della famiglia, che formulando appunto alla scuola oltre la comunicazione della positività del figlio, contestualmente anche la richiesta della DAD, come dire, certificava che il figlio era in grado di seguire l'insegnamento a distanza. Quindi abbiamo anche noi visto questo articolo come una inutile difficoltà che rende davvero complicata la gestione dei casi. Ecco, tutto questo che problemi potrebbe creare, oltre che a voi, anche agli studenti e alle famiglie? Ma la complicazione è che la famiglia deve rivolgersi al proprio medico per ottenere questo certificato. I medici hanno dichiarato di essere in grande difficoltà in questo compito, che appare sinceramente abbastanza assurdo. Noi riteniamo che la procedura, la prassi fin qui seguita nei casi, anche quando i casi erano molti, molti di più, per cui la famiglia comunicava alla scuola la positività del figlio e contestualmente chiedeva alla scuola di attivare la didattica a distanza, e quindi era, come dire, nella responsabilità della famiglia decidere se il proprio figlio era in grado oppure no, per lo suo stato di salute, di seguire le lezioni, cosa peraltro, come dire, comune anche ad altre malattie. Quindi questa introduzione del certificato medico, insomma, non se ne capisce la ratio. C'è anche il rischio che magari i certificati non arrivino in tempo e quindi i ragazzi debbano perdere dei giorni di lezione.
E infatti è cronaca di questi giorni anche, diciamo così, il malcontento delle famiglie che viene naturalmente comunicato alla scuola. Ci tengo a precisare che naturalmente non vi è alcuna responsabilità della scuola in questa situazione, viviamo lo stesso disagio. Anche per la scuola è una molestia burocratica quella di doversi sobbarcare di ulteriori carte che non riteniamo, insomma, necessarie. Credo che tanti colleghi, pur nel doveroso rispetto della norma a cui sono ovviamente tenuti sul piano formale, stiano cercando comunque di venire incontro, di andare incontro anche alle esigenze delle famiglie, ma soprattutto, come sempre, insomma, è l'interesse dello studente quello che ci deve guidare come stella polare. Ecco, c'è anche molta attesa per quanto riguarda gli organici che dovrebbero essere definiti. Su questo fronte ci sono delle novità? Il tema degli organici è un tema spinoso sia per le scuole, per i dirigenti che si stanno cimentando con i numeri delle iscrizioni che non sempre, diciamo, corrispondono al quadro desiderato per l'attivazione delle classi, e nello stesso tempo l'esigenza dell'ufficio scolastico di disporre delle risorse che sono assegnate dal Ministero, quindi non è che l'organico sia una cifra flessibile che si allarga e si restringe in base alle richieste. Il Ministero assegna agli uffici scolastici una determinata quota e con quella quota deve coprire tutte le esigenze che ci sono in campo. Ecco, quindi anche con il rischio che le mini classi debbano sparire. Chiaro, specialmente nei piccoli comuni gli istituti comprensivi sono composti generalmente da tanti plessi, e ciascun plesso nella frazione, nel comune, ha una propria tradizione, una propria storia, e sappiamo che quando si chiude o ci si avvia a chiudere una storia è un momento, insomma, un costo che paga tutta la comunità di quella frazione, di quel paese. Quindi capisco che ci siano anche le battaglie per garantire la sopravvivenza della scuola, e purtroppo, insomma, è una questione molto delicata e molto difficile. Soluzioni che accontentino tutti purtroppo non sono a disposizione. Ci fermiamo qui con gli approfondimenti per oggi. L'informazione torna nel pomeriggio alle 16.30 con l'edizione flash del nostro telegiornale. A voi la linea torna invece lunedì sempre alle 12.45. Buon pomeriggio.